Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo un secondo piatto strepitoso, straordinario, un secondo piatto a base di verza. Quindi seguitemi perché è una ricetta veramente interessante, semplicissima, economica ed una resa esagerata. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettermi like e di farmi pubblicità. Se non avete attivato la campanella, attivatela così da non perdere nessun video che caricherò. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci allora alla preparazione degli involtini di verza. La verza sarà il contenitore di questi fantastici involtini che verranno riempiti con del carne macinata. Questo è macinato misto, nella quale verrà aggiunto, diciamo, per aromatizzare, uova, parmigiano, aglio, noce moscata, sale e pepe e, se serve, del pangrattato. A parte faremo una salsa nella quale cuoceranno proprio questi involtini, con delle carote, aglio, peperoncino, salvia e passata di pomodoro. Io ho già pulito le foglie della verza. Praticamente si leva la parte sotto via via che la troviamo in questa maniera e leviamo proprio così le foglie una per una, e ovviamente l'ho lavate tutte. Adesso ho una pentola di acqua che sta bollendo con un pochino di sale. Ci tuffo dentro le foglie 2 minuti, 2 minuti e mezzo, dopodiché le passo subito in acqua fredda, molto fredda. Dopodiché le lavoreremo in maniera migliore senza rischiare che si rompano. Quindi finisco di sfogliare il cavolo e ci vediamo tra qualche minuto. Ok, allora la verza, come ho detto, l'ho sbollentata per 2-3 minuti, dopodiché l'ho passata sotto l'acqua fredda, comunque l'ho fatta raffreddare completamente. Adesso è morbida, si piega e manterrà questo bellissimo colore tra il giallo ed il verde. La metto un attimo da una parte perché dobbiamo preparargli il letto, diciamo così, in cui cuocerà. Come facciamo? Facciamo un fondo di carote, aglio, peperoncino, aglio e peperoncino, basta, la salvia si mette insieme al pomodoro. Dopodiché, una volta cotte un po' le carote, aggiungeremo una salsa di pomodoro. Poi dopo metteremo gli involtini già fatti, tutti in fila, così a riempire completamente la teglia che utilizzeremo, e li cuoceremo senza mai toccarli, chiusi con il coperchio. Quindi questa è una preparazione che, una volta fatta, si cuoce da sola e veramente il risultato è eccezionale. La verza, ovviamente, in famiglia nostra è molto apprezzata come contorno, come piatto principale, e vi invito ad andare a vedere la zuppa di verza che ho postato qualche settimana fa. Allora, cominciamo pulendo le carote. Ok, allora, le carote vanno fatte non troppo grandi perché sennò ci mettono troppo a cuocere, quindi io dico di fare dei quadratini più o meno in questa maniera, così, ok? Più o meno dei quadratini piccolini, così, che metto direttamente dentro la teglia. Ok, allora, le carote le ho tagliate tutte. Vanno messe un po' abbondanti perché gli involtini ne viene parecchi, e queste devono fare un po', come si diceva prima, il letto sul fondo. Ci metto un gocciolino di sale, un pochino d'olio, ok, poi ci mettiamo un paio di spicchi d'aglio che semplicemente lascio in camicia e schiaccio un attimino così. Poi si mette il peperoncino e questo va sul fuoco. Le metto sul fuoco e ci rivediamo tra un secondo per fare la farcitura. Dunque, come dicevamo, mentre le carote soffriggono, noi prepariamo la farcitura degli involtini. Allora, qui ho macinato misto, quindi metà maiale, metà manzo. Potete usare tutto manzo, tutto maiale, quello a prescindere dai vostri gusti. A me piace un po' di più perché viene più bilanciato il grasso del maiale, comunque viene compensata dall'assenza di grasso della carne di manzo. Allora, ci mettiamo subito un pochino di sale, poi ci rompiamo dentro le uova e iniziamo con una forchetta a
impastare il tutto. Aspetto io a metterci il pangrattato, lo metterò da ultimo perché ho paura che asciughi troppo. Comunque poi andranno cotte almeno una mezz'oretta, quindi bisogna che l'impasto rimanga umido, se no viene una palla. Ok, ci mettiamo un po' di pepe, un altro po' di sale, un gocciolino d'olio, abbondante noce moscata. Ok, dopodiché impastiamo un altro po', ci mettiamo dentro l'aglio, come sempre si pulisce e ci si leva l'anima, e lo schiacciamo nel tritaglio. Messo l'aglio, continuiamo ad amalgamare il tutto. Perfetto, è ancora parecchio umido, però ci dobbiamo aggiungere il parmigiano. Questi sono circa 80-100 grammi di parmigiano che ho grattugiato io. E allora adesso però passiamo agli strumenti, quelli seri, quelli che non si comprano. Allora, secondo me non c'è bisogno del pangrattato, perché vedete com'è, non è liquido, però è abbastanza umido, quindi io non ce lo metterei il pangrattato. Ora, se tanto si fa riposare un minutino e si guarda, se comincia a tirare fuori un po' di liquido, ci aggiungiamo magari una manciatina di pangrattato, lo rimpastiamo, aspettiamo un attimo e così via. Ci aggiungerei soltanto ancora un pizzichino di sale. Qui col sale bisogna fare molto occhio, perché poi non si può assaggiare, o meglio, se uno piace può anche assaggiare la carne cruda, ma non è che mi faccia molto impazzire, quindi si fa un pochino semmai a occhio. Ci rimetto un po' di aromi, quindi sale, pepe e noce moscata. Basta, e si dà un'altra impastatina. Allora, io ne faccio sempre un chilo, ne compro sempre un chilo di carne macinata, perché se avanza il ripieno ci si può fare un polpettone, ci si può fare delle polpettine, ci si può fare un ripieno magari anche per dei tortelli. Insomma, con il ripieno già fatto abbiamo diversi sbocchi, quindi tanto vale farne un pochino di più. Oppure lo potete semplicemente congelare e avere già pronto. Ok, impasto bello compatto, liscio e umido. Lo metto da una parte e mi sciacquo le mani. Dunque, siamo arrivati al momento di creare i nostri involtini. Allora, sposto un po' di roba. Ok, quindi foglia di cavolo. Ci prendiamo una pallottina di carne e lo rinvoltiamo così. Ecco fatto. Uno, io non ci metto stuzzicadenti, spago o niente, tanto vanno appoggiati dentro la teglia e lasciati cuocere, quindi basta avere un minimo d'accortezza quando li proprio mettiamo dentro la teglia. Allora, questa è più grossa, ci si mette un po' più di carne, come prima si chiude i bordi e si arrotola così. Due, chi li tocca questo è fortunato stasera a cena. Continuo così finché non ho finito le foglie di verza o l'impasto. Dopo, ok, ho fatto tutti i miei involtini. Sotto c'era un'altra foglia grande come questa, quindi ce ne saranno due per la contentezza delle mie figlie, così non dovranno litigarsi l'involtino più grande. Allora, la salsa sta andando, mi sposto sulla cucina e ci vediamo per la cottura. A tra poco. Allora, la salsa è pronta, ho levato l'aglio, ci ho aggiunto prima le foglie di salvia insieme al pomodoro. Adesso facciamo questa operazione: adagiamo così sopra tutti gli involtini. Parto da quelli più grandi, poi dopo faccio il gioco di incastri con quelli piccoli, in questa maniera. Ed ecco l'ultimo. Allora, avranno fatto un pochino d'acqua come me l'ha fatta a me qui, non vi preoccupate, li lasciate un attimino sgocciolare e poi li posizionate. A questo punto, come dicevamo prima, io non ho messo niente, spago, stuzzicadenti, niente. Questi stanno a cuocere così, a fuoco basso, coperti per una mezz'oretta, 35 minuti. Poi li fate riposare qualche minuto prima di servirli.
Comunque ci vediamo dopo per un assaggio perché ho già l'acquolina in bocca. A tra poco. Allora, eccoci all'assaggio degli involtini. Alla fine hanno cotto 45 minuti quasi, li ho controllati strada facendo ed erano ancora troppo duri, perché il cavolo deve diventare morbido. Allora, ne prendiamo uno e lo guardiamo insieme. Ok, come vedete la forma l'hanno mantenuta perfetta anche senza metterci nessun tipo di, diciamo, orpello che allegare. Vediamo dentro com'è venuto. Lo taglio a metà solo per condividerlo con voi. Ecco qua, guardate che bellezza, che spettacolo ragazzi. C'è un profumo, mamma mia. Ovviamente dopo si pesca la salsina e tutto, ma insomma qui tanto per fare un assaggino con voi direi che possa andare bene anche in questa maniera. Allora, l'indice di cottura è quando la costola è morbida, diciamo il dente dovrebbe essere cotto. Intenzionale. Il calore poi sprigiona tutte, fa sprigionare tutti le robe che abbiamo messo, il pepe, la noce moscata. Mamma mia, scusate, faccio un attimo così per prendere l'angolino. Bruciano. Eccezionali, meravigliosi. Fatemi sapere come vi verranno. Alla prossima. No mercy in this world, just hunger thirsty.